io oggi vorrei partire con voi per un viaggio il viaggio enogastronomico ognuno di noi decide di, di partire per un viaggio per, per tanti motivi, per un desiderio per motivi totalmente differenti dietro ogni viaggio che noi organizziamo ci sono obiettivi, emozioni sì, anche aspettative io di solito viaggio per, per lavoro ma anche per... per per il sapore della scoperta e per mangiare. Io faccio il giornalista, viaggio in cerca di, di racconti gastronomici, di, di tradizioni, di tavole, di cuochi, ma anche per mangiare. Può sembrare banale, ma è anche così. Durante i miei viaggi io mangio la qualunque, non me ne vogliono i vegani, però insomma cerco di provare il più possibile quello che le comunità mi, mi offrono. E quindi dalle scimmie alle tartarughe nell'Amazzonia peruviana, alle balene in Giappone, dagli squali in Islanda, ai cuori di renna, in Lapponia, dai um, coconut crab, che sono i granchi più grandi del mondo nelle isole Cook, ai fruit bats i pipistrelli che si cibano di frutta e quindi l'acquicarne è dolcissima, in, in Mauritius. E lo faccio per conoscere eh, le genti che mi ospitano nelle proprie comunità attraverso eh, le loro tradizioni gastronomiche. E, il, um, il, il, il giornalista Michael Pollan nel suo Dilemma dell'Onnivoro diceva che noi siamo ciò che mangiamo e io eh, aggiungo che noi siamo anche il risultato delle migliaia di culture sparse per il mondo, per il mondo in cui possiamo riconoscerci eh, nella quotidianità. Come vi dicevo, io viaggio in cerca di, di racconti gastronomici, in cerca in, attorno alle tavole di tutto il mondo. Però prima di essere un giornalista gastronomico sono un gastronomo e trovo che lo si possa essere fino in fondo solo se si conosce l'origine di quel che mangiamo, il suo aspetto più primordiale, il suo ruolo nelle diverse ehm, culture. Il concetto, di, il concetto di viaggiare per scoprire anche eh, culture. Gastronomiche non totalmente lontane dalle nostre, è uno dei motivi che, eh, che spinge le persone verso luoghi lontani. Voi per, per, per fissare come dire, eh, il, il contatto con chi incontrate, che cosa fate? Beh, io uso l'olfatto, non voglio dire che annusi chiunque ancora prima di stringergli la mano, però è una, cosa, è una cosa a cui tengo molto, eh, perché mi fa capire tutto. È il primo segnale che mi dice dove mi trovo, e che poi serve a scalfire i ricordi nella memoria. Dunque, non guardate o toccate, annusate, perché noi siamo animali, lo sappiamo, ma ogni tanto ce ne dimentichiamo. Venti giorni fa, per esempio, ero in Australia, nel Northern Territory, eh, tra le cittadine di Uluru, Ellie Springs, Darwin. Attorno a me c'era solo deserto. Ho passato quelle ore tra, tra gli aborigeni come in un tempo sospeso e loro mi raccontavano: tra un witch di crab e l'altro, sono, sono dei vermoni bianchi, il loro alimento tipico, che qui tutto ruota intorno alla vita animale. Eh, loro da sempre <coughs> vivono nel bush, che è lo spazio immenso e sconfinato in cui eh, la natura comanda. E, e questa è la loro casa, il loro mercato a cielo aperto e qui eh, fanno, fanno la spesa, sanno cosa mangiare, cosa raccogliere e io ho cercato di adattarmi il più possibile eh, alla loro vita. E quindi abbiamo, abbiamo cacciato canguri con il boomerang, di cui vi risparmio la foto, abbiamo cercato le, formiche, le colonie di formiche negli alberi, le famose grinant. Formiche dal sedere verde cariche di acido formico che, ehm, che loro utilizzano per condire le loro pitanze, perché non hanno, non hanno altro eh, in questo modo. Sbattendo con le mani le, 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 come dire, le stonano e poi possono utilizzarle. E addirittura adesso sono anche diventati ingredienti di un gin australiano, ma questa è un'altra storia. La signora che vedete in foto eh, è pezzi, l'aborigena pezzi. E lei mi raccontava che per esempio oggi i vermi di cui vi parlavo continuano a mangiarli ma arrostendoli sotto le ceneri, però la nonna li mangiava crudi, per cui per avvicinarmi il più possibile alla natura io ho deciso di mangiarne un paio vivi, quindi ancora più che crudi. E, e ce ne sarebbero ancora tante da raccontare, tutti i contatti olfattivi con con la madre natura selvaggia che ti fanno sentire vivo ed emozionato. In realtà non sono solo contatti olfattivi, perché vi assicuro che, che il delek, così come si chiama in lingua aborigena, ha un suo sapore ben netto, sa di uovo, eh, arachide, terra. E, ebbene, lo stesso è accaduto cenando con uno dei fedeli che ha fatto la rivoluzione con Fidel Castro, eh, o con Iroci Robaina, uno dei più prestigiosi eh, coltivatori di tabacco a Cuba o con i maestri delle antiche cerimonie del tè in Giappone, con i produttori di caffè in Colombia, bevendo rum clandestino tra le colline di Chamarel in Mauritius o mangiando i fruit bat di cui vi dicevo prima, che ancora tradizionalmente vengono preparati dalle nonne mauriziane dopo essere andato a caccia con i nipoti di notte nella foresta rischiando di beccarmi anche una pallottola. E lo stesso è accaduto in Islanda, cibandomi del puffin, questa simpatica e colorata pulcinella di mare. Oppure nelle Filippine, questo è il balut, un uovo di anatra fecondato con su interno un embrione quasi totalmente formato. E ancora nell'Amazzonia peruviana, con i coccodrilli o con il cui. Al palo, che è un porcellino d'India tipico della cucina delle Ande peruviane, e ancora il pace, il paice, uno dei, dei pesci d'acqua dolce più grandi del mondo, pescato sempre nell'Amazzonia peruviana. E in Brasile, in Argentina, a Capo Horn, potrei continuare a lungo, ma il tempo non ci assiste. La caducità del tempo, nemico imbattibile, è stato oggetto della mia tesi mh, di maturità classica, e già allora questo scorrere inesorabile del tempo mi toglieva. Uh, mi toglieva il sonno, ma con il viaggio almeno in parte sono riuscito a rallentarlo. Come? Beh, vi dicevo che ognuno viaggia per motivi, per motivi diversi e, 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 e il viaggio ci permette di fare uh, tutto questo. Sedere alla tavola di una, delle, di una delle povere famiglie cubane non può che arricchire inevitabilmente la nostra esistenza e vi assicuro che. Queste famiglie sono molto più ricche di noi per tanti motivi. Io ho vissuto nel quartiere più povero e popoloso dell'Havana, a Santo Suarez, per qualche mese e non c'era giorno in cui non, non, non ospitassimo qualcuno, non condividessimo un pasto con qualcuno che ne avesse bisogno. Ebbene, tutte queste cose non possono che arricchire la nostra esistenza come tornare agli albori della, 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 della natura cibandoci della sua anima più forte. In realtà, però, non, non è necessario andare per forza dall'altra parte del mondo. Per esempio, eh, in due ore di, di aereo arriverete a Copenaghen, nella capitale danese, e qui incontrerete un cuoco, un, un cuoco ormai insomma, famosissimo, che era Nere Zeppi, di uno dei ristoranti più conosciuti e più famosi del mondo, che è il Noma di Copenaghen, e lui vi darà, darà questa opportunità eh, cucinandovi la natura. Con una proposta e una cultura gastronomica che ha creato lui da zero perché Copenaghen e la Danimarca tutta non l'aveva. E come l'ha fatto? L'ha fatto rifacendosi agli avi e quindi vi servirà licheni, muschi, formiche. Anche qui formiche con l'oro acido formico, perché lui non ha i nostri limoni e quindi è, è, ha dovuto adattarsi. E quindi farà, vi darà questa possibilità e avrete modo di riavvicinarvi alla natura ehm, rimanendo seduti a tavola. E vi dimostrerà anche come ha fatto a trasformare Copenaghen da deserto qual era ad una delle capitali mondiali del gusto. Ormai è una, è una meta imperdibile per qualunque appassionato di cibo perché dopo di lui hanno iniziato tutti i suoi seguaci e oggi è veramente una, una città pazzesca dal punto di vista gastronomico. E ancora di più, in un'ora di macchina arrivate in montagna qui in Abruzzo e potrete, potrete entrare in uno dei dieci ristoranti con tre stelle Michelin d'Italia, il reale di Nicoromito. Lui non vi servirà animali strani o formiche, ma nessuno come lui fino ad oggi è riuscito ad impiattare il territorio servendovi una cucina tanto essenziale quanto altissima, garantendovi assolutamente un viaggio sensoriale rimanendo seduti a tavola. Se poi avete modo di fare qualche chilometro in più, allora è a Lima che dovete andare, diventata anche lei un'altra delle capitali mondiali del gusto, nonché capitale peruviana, e qui incontrerete un cuoco lungimirante e saggio che è Virgilio Martinez del ristorante Central. Ecco, lui vi darà questa opportunità cucinandovi la foresta amazzonica. Lo farà tramite un menù di una dozzina di piatti che cambia ogni sei mesi. E lui è in grado, attraverso le differenti altitudini di un Perù pazzesco, di raccontarvi la sua biodiversità. E per intenderci, parliamo di un paese che conta 4.585 diverse varietà di patata, giusto per darvi un'idea di quale biodiversità parliamo. Insomma, io ehm, credo di aver capito come, come, come si fa a fermare il tempo. Sì, io conosco il modo. Primo. Cercate di beccare più fusi orari possibile, così quantomeno da rallentarlo. Secondo, mangiate con le persone. Terzo, cucinate l'un l'altra. Fate anche l'amore, ma dopo, cucinate l'un l'altra. Se riuscirete a cogliere la felicità dello stare a tavola con qualcuno, Soprattutto se il più lontano possibile dai gusti a cui siete abituati, allora riuscirete a fermarlo e a catapultarvi indietro perdendone la cognizione. Questo è il potere che ha la cucina, ve lo assicuro perché l'ho provato sulla mia pelle. Adesso posso, voglio lasciarvi con un messaggio non mio, ma di un signore parecchio povero di nome Francesco, siamo nel 1255. Diceva così: Cominciate col fare ciò che è necessario. Cominciate col fare ciò che è necessario. Poi ciò che è possibile, piccolo sforzo in più, e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Ecco, questo trovo che sia il giusto principio affinché l'essere umano possa arrivare dove desidera. Ci vediamo in giro per il mondo. Grazie.